Cioè, ma ogni gara me ne dice una di sfiga comunque, è incredibile. Oh. Ragazzi, buonasera a tutti, benvenuti dal nostro Calogero Robot. Stasera sto un pochetto moscio, mi devo ritirare un attimo sul morale perché ho litigato con mia figlia e quindi speriamo in una buona gara e che ci aiuti il brand Beeper Banca, la banca per quelli tristi che diventano felici, eh? Se entrano dentro diventano felici, poi ci sono andati a fare una rapina. Allora, andiamo a fare un recapino della situazione, che purtroppo non è delle più rose. Posizione in classifica, primo c'è Leclerc a 86, poi Verstappen 78, Sainz, Perez, Lewis Hamilton, compagno di squadra 39, Lando Norris, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e poi c'è il nostro Calogero Bottas a 15 punti, insidiato da Fernando Alonso a 11, raga, questa gara se non famo punti neanche stavolta ci passa sicuro. Se non sai dove la vita di Bottas, dai una W13 a Calogero Bottas. Io spero non piove, perché se piove pure già non conosco la pista. Ok, fortunatamente non piove in gara, ma piove in tutto il resto. Abbiamo solo le prove libere 3 per allenarsi, benissimo. Pizza Drive, ragazzi, se cambia hobby siamo rovinati. Tutta la carriera di Cop e la carriera di Calogero Bottas si reggono sulle sue spalle. C'è un po' di pioggia, diciamo. Ecco. Ah, che serataccia che si prevede, raga. E vattene a fanculo. No, qui. L'ala posteriore è rimasta aperta, devi rientrare ai box per la riparazione. Cioè, si è rotta l'ala posteriore. Io veramente, guarda, raga, cioè, ma è incredibile, c'ho una sfiga con sto DRS, ma è possibile se sfascia così tutte le volte? Ecco. Così mi si è rotta pure quella davanti di ala. Qui non riesco a trovare mai il punto di frenata, però va bene così per il momento. E dai, cazzo, però, porca puttana. Cazzo, sono andato lungo, vaffanculo. Ho sfornato tutto, fratelli, ho preso il muro, fratelli. Come c'ho in testa tutti i punti di frenata dell'asciutto. Esatto, appunto. Porca la puttana. Frena. Ho fatto de sponda, ho fatto sta curva tipo biliardo. Porca puttana, ho sbagliato proprio strada, raga. Niente, proprio non è proprio vari, ragazzi. Tony, ci hai preso proprio. Non posso mettere le rosse, eh? La rischio? Dai, proviamo. Famo sta pazzia, tanto. Mamma mia, oddio come scivola, raga. No, mi sa che mi ha fatto proprio una grande cazzata. Ma aveva detto Tony, di fatto. No, non gira proprio, raga. Non gira. E se un'ala che ti manca della compra a Beeper Banca. Il problema è che se hai 130esima che compra, magari si fanno rodere il culo. Pronto box. America mi senti. 1, 2, 3, 4. America mi senti. Questi se ne sono proprio annati. Dice, questo guida così de merda, manco gli rispondiamo. Ok, perfetto. Oh, perché già siamo fortissimi comunque. Ci siamo, ragazzi. Oh, subito. Grazie box. Oh, non mi è entrata la marcia, raga. Antistallo. Porca puttana, iniziamo benissimo. Su. Oh, questa non era malvagia come partenza, raga. Porca puttana. Ok,
Calogero non ci prova, fa un po' il furbetto in partenza, a recuperare qualche posizione, e in effetti ci riesce. Ci abbiamo messo dietro le due Williams, che però non mi pare siano molto d'accordo. Ce n'è una che si butta dentro, e invece non è una Williams, ma è una Aston Martin, a cui noi tagliamo leggermente la strada in questa parte qui. Stanno a fare il trenino tipo Capodanno, noi arriviamo cantando pepe 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 pepe. Non capiasse qualche rischio, raga. Porca puttana. Dai, su, su calò. Mamma mia, che rischio pure qui un'altra volta. Oh, Stroll, che fa? Mo va a salire la macchina mia? Ho capito, è lui che stava a salire a Cavaceccio, arbitro. Comunque, abbiamo guadagnato un paio di posizioni. Oh, dentro, dentro. Dentro un cazzo, dentro, dentro la fiancata, praticamente. Con la finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Che c'è su delle gomme alto, eh? Oh, ma che cazzo frena Stroll così? Mortacci sua. Mamma mia, che sorpasso, attenzione! Sì, ma la Divi, dove cazzo esce fuori con sta velocità? La strolla ridanghete. Fortuna comunque era il quarto, ragazzi, era il quarto ancora. Mannaggia Strollo. Arbitro, continua a dirmi collisioni con gente che mi viene addosso loro, eh. P15, buono. Non so chi abbiamo superato all'interno, non ci ho fatto caso, ragazzi. Ok, concentriamoci per il resto della gara. Altra bottarella terza, sennò quello mi ripia subito qua giù. Mamma mia, che trafficone qui davanti. Abbiamo Stroll, Tsunoda, Ocon, Bottas, un po' di gente. Madonna, guarda, dei fermi, proprio questa si fa fermi, oh. Ora c'è un Albon che ci supera sicuramente, ci prova, ma noi chiudiamo. Abbiamo più motore, non quindi a fine Mercedes. Ha passato uguale. Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione, è successo qualcosa. Un abilitato del DRS. Alcune informazioni su Sainz. Sainz fuori gara. Oh, Sainz fuori gara, avevo detto che se sarebbe risuccesso. Dentro Anas, poi gli diamo terze pesci fuori. Ancora dentro qui Calogero, ormai quella curva Calogero, terze parzialista. Ok, fuori finché hai DRS. Ok, cerco di prendere la scia senza sfruttare l'ERS, raga, così me lo recupero un pochettino. Siamo fuori dalla zona, riavviamo. Ok, abbiamo il DRS, c'è la pure Stroll che se ne va, raga, se ne va, però lui potrebbe aversi l'ERS che io non sto usando effettivamente. Mamma mia, che frenata che ho fatto. Un secondo e 8 da Magnussen dietro di te. Questo frena qui praticamente, raga. Mi raccomando, occhio ai
le gomme, eh? Sì. Le gomme, perché... Vedo che Stroll rientra in box. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Dove rientra adesso, no? Stai fuori. Stai sotto ancora un secondo prima dell'entrata in box, che prendi il DRS e stai fuori continuo. Ok, entrano tutti. Allora stai fuori, fai un altro giro, occhio le gomme. Ok. Box, box. Scivola tanto. Box in questo giro. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Mamma mia che liscio, momentino pio. Occhio l'entrata. Ok, presa. Ok, preso. Dai, su. Sembra che ci sia stato un problema con il fissaggio della ruota posteriore destra. Ora dobbiamo metterci alle... Cioè, non mi si è attaccata la ruota. Sulla gara. Le gomme dietro. Porca puttana. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Tsuno. Vaftana, fanculo, Tsuno. Che sfiga, raga. Se per problema li eravamo tranquillamente dopo. Mannaggia la puttana Eva. Amor di RS. Siamo a scia. E questi frenano proprio qui. Ma ogni gara me ne dice una di sfiga, comunque è incredibile. Tutta la scia dietro. Cavolo. Come mi rispondi? Tutto bene? È stata una bella botta. Un culo, porca puttana, troia Eva, porca puttana mignotta. Mannaggia la puttana troia. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. In classifica finiamo decimi, ci passa pure Alonso. Per fortuna non ci passa Valtteri e Gasly. Se non ci avesse detto sfiga della qualifica bagnata, probabilmente saremmo partiti un po' più avanti. Però se mio nonno c'aveva tre palle, era un biliardino. Quindi coi sé non si arriva da nessuna parte. Sentimento costante a fine gara è la delusione. Ma sono sicuro che ne usciremo da sta cosa, ragazzi. Unbelievable.